Fatture false e contabilità manipolata per bistecche a buon mercato. E questo è il risultato di ciò che ha scoperto la Guardia di Finanza di Pescara in un'operazione contro una maxi evasione nel settore della macellazione del commercio delle carni. Ce ne parla in diretta la nostra redazione social con Luca Pompei pronto con altri dettagli e approfondimenti. Buon pomeriggio, Luca. Buon pomeriggio Carmine, sì, sono sei le persone componenti di questa compagine societaria specializzata nella macellazione e nel commercio di carne. Avrebbero messo su un'evasione fiscale di 7 milioni di euro. C'è un sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria di 3 milioni di euro e le sei persone coinvolte. Tra queste c'è anche un noto commercialista pescarese. Si tratta di, insomma, un meccanismo anche abbastanza rodato. In una prima fase mettevano fatture false per compravendita di bestiame con una cosiddetta bad company, e poi in una seconda fase è entrato in scena questo commercialista che ha messo su un impianto contabile alterato che ovviamente portava a emettere fatture con prezzi maggiorati rispetto al loro vero valore. Questo consentiva a questa compagine societaria di vendere carne a prezzi assolutamente concorrenziali e quindi in qualche modo di inquinare il mercato stesso, avendo ovviamente la possibilità di vendere a prezzi più bassi la carne. L'intervento è della Guardia di Finanza di Pescara, al termine di una lunga attività investigativa e di studio di questo complesso meccanismo che ha consentito a questa compagine societaria di avere guadagni illeciti. Prima di lasciarti, Carmine, una breve dichiarazione del colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che appunto parla di questa importante operazione. Poi la linea può tornare allo studio. Grazie Luca. I finanzieri hanno scoperto che il meccanismo fraudolento si è basato in un primo tempo nell'utilizzo di fatture false emesse da una bad company del gruppo che fingeva di vendere migliaia di capi di bestiame alla società operativa. Successivamente, grazie alla consulenza di un commercialista colluso con la compagine criminale, è stato architettato un meccanismo fraudolento basato su un impianto contabile artefatto che ha permesso di far quadrare formalmente i bilanci e permettendo di conseguire lo stesso obiettivo, quello della creazione degli indebiti crediti IVA. L'operazione Mistake ha posto termine a tutto questo, permettendo il recupero dell'ingente bottivo illecitamente accumulato, ora restituito alla collettività.